Ci sono anche le domande degli ascoltatori, però c'è anche il libro scritto da Bergoglio e il successor, non so se si pronuncia in questo modo, sì, insieme al suo vaticanista Brocal, sotto tiro i cardinali e anche Monsignor Genswein, di cui tu hai parlato in altre occasioni. Per quale motivo? Sì, perché i cardinali italiani sono stati da lui accusati di averlo manovrato, perché lui era un ratzingeriano nella sua ottica, lui era pro Ratzinger, no? E allora poverino è stato manipolato da questi cardinaloni cattivi che volevano bloccare l'elezione di Ratzinger nel 2005 votando per lui, insomma una mistificazione plateale. E poi ha anche accusato il Monsignor Genswein di essere una persona poco umana, poco nobile, eccetera. E questo non è piaciuto neanche al mainstream. Perché se la sta prendendo con i cardinali italiani e con Monsignor Genswein? Perché loro ovviamente sanno tutto, basta che dicano una parola, basta che dicano il Papa è morto il 31 dicembre 2022 e salta tutto per aria. E quindi è abbastanza evidente. Ma vedi, da questo libro emerge un'altra questione molto più stuzzicante, cioè lui ha detto che per il suo funerale non vuole che la propria salma venga esposta al pubblico, l'avrai sentito, no? Sì, certo. Vuole la bara chiusa. Ora, perché nella tradizione della Chiesa si è sempre esposta la salma del Papa? Perché tutti potessero constatare che il Papa era veramente morto, e infatti solo a Papa morto si può convocare legittimamente un conclave, a Papa morto o abdicatario, cioè rinunciatario al munus. Per quello veniva esposta la salma, per dimostrare che era defunto davvero, che non era scappato, non era stato rapito, eccetera eccetera. Quindi è oggettivo che con la bara chiusa nessuno di noi saprà se Bergoglio è veramente morto, se è veramente chiuso nella cassa, e quindi si aprono tutta una serie di scenari un po' fantascientifici naturalmente, ma voglio dire, per uno che per 10 anni è riuscito a spacciarsi come vero Papa, simulare la propria morte mi sembra proprio l'ultima delle difficoltà.